Ciao a tutti e benvenuti al Purpurè. Questa mattina sono in compagnia di Jessica De Santis. Prego. Ciao caro. Buongiorno caro. Buongiorno. Allora iniziamo la puntata come tutte sapendo i tuoi dati. Senza dirmi l'anno, il giorno in cui sei nata, dove vivi e cosa fai nella vita. Allora, mi chiamo Jessica De Santis e nella vita faccio la maestra d'asilo, quindi vivo letteralmente intorno ai bambini e non solo, faccio anche attività di creazioni artistiche come bracciali, qualsiasi cosa concerne l'utilizzo delle mani e creare. E niente, poi sono una studente dell'Università degli Studi di Perugia, quindi sto prendendo la mia seconda laurea e passo il tempo tra studio e lavoro. Allora, nel momento in cui ho scritto questa puntata, stavo guardando in televisione Le Iene. Ti piace come programma? Le Iene mi piace molto come programma, credo che sia un programma molto utile che apre, diciamo, gli occhi un po' alle persone del mondo che abbiamo intorno, tutto quello che accade, che molte volte passa, diciamo, agli occhi delle persone e non se ne accorgono nemmeno, e soprattutto perché tratta temi d'attualità. È onesto come programma. Sì, secondo me apre proprio all'onestà, tante cose che magari ci tengono all'oscuro loro le mettono a nudo, anche se in maniera a volte anche molto pericolosa, perché come vediamo. Sì. Quanto ha estremamente amplificato l'informazione internet? Beh, guarda, stamattina stavo proprio studiando il virtuale di Pierre Levy, quindi comunque sia mi tratti di un tema che ultimamente nel percorso di studio lo sto affrontando molto. Diciamo che l'informazione è proprio cambiata con il web. Se prima si poteva utilizzare una semplice lettera, magari anche solo per mettersi in contatto con le persone, adesso troviamo proprio un'informazione lampo e ci trasforma in una società del tutto e del subito. Quindi troviamo tutto. A tuo avviso potente però una lettera rispetto all'informazione? Secondo me una lettera è molto più potente. Pensiamo, basti pensare, diciamo, all'utilizzo di WhatsApp. Ormai con l'utilizzo di WhatsApp ci troviamo in un mondo in cui noi abbiamo la risposta subito. Tante volte ci dimentichiamo anche di chiamare la persona con cui stiamo chattando perché tanto ci risponde su WhatsApp. E pensando a questo, io credo che su WhatsApp non viviamo i veri sentimenti e le emozioni che magari una carta e una piccola penna potrebbe darci, sì. Anche solo i sentimenti. Sì. In questo momento che sembra scritto, c'era la voce della Jarvis Band nel backstage. Ti piace la voce del gruppo? Non è che non mi interesso, non lo guardo, quindi non è che non potrei dare giudizi, in quanto non è un argomento che è una cosa che guardo. Dà importanza nella vita o meno alle voci fuori campo? Allora, per quanto io dica di essere una persona che bene o male dovrebbe ascoltare solo se stessa, molte volte la voce fuori campo, soprattutto con i consigli, diciamo un po' mi destabilizza. Okay. Diciamo che ne tengo abbastanza conto. Ti domando, hanno emesso un filmato con le tue parole doppiate? Oddio, non lo so, forse sì, forse no, nel senso che tante volte più che filmati magari le mie parole le ritrovo in tanti libri, cioè io sono una lettrice accanita, quindi mi piace tanto leggere, ho tipo più di 150 libri a casa. Certo che l'ho letto il libro 2, mi è piaciuto moltissimo, infatti nella mia libreria c'è una classifica dei libri più belli e libri più, diciamo, che vanno scorrendo, il tuo è in prima classifica, caro Giacomo, quindi sta nella prima parte della mia libreria e quindi tante parole le ritrovo nei libri, infatti io dico che nei libri, diciamo, viaggio e creo una mia seconda vita. È tutto possibile a chi crede per te? Sì, io credo che veramente chi crede in quello che vuole credere può fare tutto nella vita. L'importante è veramente crederci, non ci sono limiti a chi crede.
Io credo veramente in questa affermazione e penso che tu ne sei anche la prova, caro Giacomo, che non ci sono limiti nella vita. Ti domando, dai importanza all'intonazione in un dialogo? A voglia, io sono una che ha una voce abbastanza forte, quindi nel senso io quando mi devo far sentire, per quanto cerco di mantenere una voce abbastanza bassa, io la mia intonazione è veramente tanto alta. Tanti mi dicono che è un difetto, ma io credo che farsi sentire, utilizzare un'intonazione alta non è per niente un difetto, bensì è proprio dimostrare quello che c'è dentro ognuno di noi. Quindi e far valere non solo le proprie opinioni, ma anche come farle valere, perché se io dico una cosa in cui credo in maniera piano, diciamo, non tutti potrebbero sentire veramente il valore di quelle parole. Nel mio canale YouTube c'è una frase in cui credo molto e ti domando, la parola è il miglior mezzo di comunicazione? Sì, la parola è fondamentale, ha una potenza impressionante. Quando si dice che le parole feriscono più di un qualsiasi, diciamo, uno schiaffo, è perché è veramente potente. Una parola rimane in eterno, anche se magari non è scritta, anche solo detta, non ha bisogno di essere scritta per permanere, diciamo, con la sua importanza. Quindi credo che sia veramente potente. Basti pensare alle parole quindi scritte Io sui libri. Io che ho intervistato, ho detto quanto può essere violenta una parola. Cioè, pensiamo solo alle parole scritte sui libri. Uno, ad esempio, io quando leggo, tante volte ho la mania di sottolineare delle frasi o delle parole. Io magari con lo scorrere del tempo, magari penso di averle dimenticate. In realtà, se per me hanno un vero valore queste parole, vedo che non sono, cioè che permangono dentro di me. Quindi basti pensare anche solo, e sono scritte. A volte ci sono parole magari dette da delle persone che ci rimangono impresse dentro, anche se queste persone, ad esempio, non ci sono più. Cioè io ho certe parole dette, diciamo, da mio nonno di quando ero piccola, che penso che ricordo tuttora, e vengono fuori nel percorso, diciamo, della mia vita. Magari tante parole che allora quando ero piccola dicevo, ma chissà perché nonno mi dice così. In realtà erano quei detti che ti porti dietro, che mi hanno insegnato e mi sono stati utili in tutto questo percorso. Io ti racconto in particolare, la seconda puntata, prima su YouTube, ho intervistato nonno non c'è più, e ha dato un pensiero. Proverbi: abbi del tuo che nulla ti manca. Condividi? Sì, condivido. A parte che io credo che i nonni abbiano, cioè, i nonni sono i nonni. Io infatti pensavo, ripensavo, l'altro ieri cercavo il tema della mia tesi e ho detto, mentre leggevo un libro che devo studiare, parlava proprio della figura dei nonni e quanto sono importanti per i nipoti. Io credo che i nonni superano di gran lunga i genitori, perché quello che ti può dare un nonno, cioè non te lo può dare in realtà un genitore. Io ho avuto la fortuna fino a pochi anni fa di averli vissuti tutti e quattro, quindi vengo da una famiglia gigantesca con quattro nonni, tutti e quattro importanti sullo stesso livello, e quello che magari mi hanno insegnato, soprattutto perché, come si dice, c'è una frase che il nonno ti vive di più perché ha poco tempo per viverti. E io credo, se penso sempre, ma forse non è il caso che faccio tanti passi un pochino più veloci per permettergli di viverli insieme a me. Infatti questa è una delle mie prerogative. Quando si dice c'è un tempo per i figli, c'è un tempo per il matrimonio, c'è un tempo per la convivenza, in realtà io credo vivere giorno per giorno e permettermi di viverlo accanto alle persone che mi vogliono bene. Quindi magari in tante scelte della mia vita sono andata molto veloce, però permetterle di averle vissute, diciamo, a fianco ai miei nonni, le ha rese sempre più belle. Ti domando, fai mai considerazione di quanto è vasto il potenziale dell'essere umano? Beh, l'uomo è potente, e è molto potente, ha tante armi con sé. Molte volte però l'uomo non riesce a comprenderlo. Certe volte ci chiudiamo e crediamo che siamo veramente delle persone cosiddette inutili e siamo solo persone. In realtà l'uomo ha tanto, l'importante è comprendere cosa ha e come sfruttarlo a suo favore. Tante persone questa importanza non la capiscono,
Purtroppo, in realtà noi siamo veramente potenti e quando dicevi prima che qualsiasi cosa si può fare, non ci sono limiti, in realtà è vero, l'importante, diciamo, è rendersene conto di quanto valiamo e di che uomini siamo, persone siamo. Il web, tornando un po' a quello che siamo, è davvero una ragnatela? Beh, noi siamo dentro il web, noi viviamo praticamente nel web, noi ormai non viviamo, diciamo, all'interno di una vita reale, noi viviamo in una vita, secondo me, virtuale. Basti pensare a tutto ciò che, diciamo, il virtuale ha cambiato, dal corpo. La lucina verde sul microfono. Sì, prego. E quindi basti pensare al come la virtualizzazione ha cambiato il corpo, il modo di parlare, anche il modo di agire, perché tante azioni magari noi le rifacciamo perché le rivediamo sul web, basta vedere i ragazzi di oggi, cioè i ragazzi di oggi vivono all'interno del web, non hanno una vita reale, hanno una vita virtuale. Cioè anche noi, io mi ricordo tempi indietro, magari quando io tuttora in famiglia ho questa abitudine, però adesso quando vado all'interno delle famiglie, vedo queste famiglie che anche quando stanno a cena ai ristoranti, praticamente vedi il papà, la mamma, il figlio, tutti praticamente con uno lo Instagram. guarda, uno il telefono, e non c'è più quella comunicazione verbale. Quindi noi viviamo in questa ragnatela, ci cioè proprio intrappolati. E io non dico che sono una che magari del web non ne fa uso, perché poi c'è anche il lato positivo, non c'è solo il lato negativo nel web, cioè come ci sono delle cose negative, ce ne sono delle cose positive, però c'è proprio un utilizzo più delle cose negative del web che delle cose positive. Magari invece di utilizzarlo come fonte di informazione, molte volte ricade proprio ad essere una cosa in cui noi ci richiudiamo, una bolla di vetro, e scompariamo, diciamo, dalla realtà che c'è intorno e non consideriamo le cose, diciamo, più importanti, le cose semplici. Credi nel futuro inteso scoperta? Allora, credo nel futuro in quanto scoperta, perché io nel futuro, diciamo, come scoperta, come ricerca, come migliorare, quindi come una nuova possibilità per tante altre persone. Cioè, lo intendo in questa maniera. Io credo che il futuro, secondo me, per ogni persona possa riservare qualcosa di migliore. Tante volte non è così, perché magari non si arriva in tempo a quello che si desidera, però io credo veramente in un miglioramento, anche se di questi tempi non tutti penso che la pensano come me, però io sono molto ottimista. Ho appena visto in televisione una pubblicità che parla delle macchine che si parcheggiano da sole. Che ne pensi? Penso che molto meglio parcheggiare da me, nel senso che mi fido, però mi piace più la mia autonomia. Cioè, se arriviamo anche che le macchine ci parcheggiano da sole, cosa? Cioè, non faremo più niente. Cioè, almeno cercare di riuscire a parcheggiare la macchina, credo che ci riescono tutti, quindi non la vedo in una maniera molto negativa. Mi va bene la mia piccola Fiat Punto che riesco a parcheggiare da sola nei parcheggi a S e retromarcia. Non mi piacciono che le macchine o qualcosa che posso fare io lo facciano loro. Che ne pensi della definizione donne, motori, gioie e dolori? Non è vero. Ah, ti spiego, non perché io sia femminista, però certe femmine è vero, sono veramente imbranate, nel senso che la macchina me la sanno portare, però caso raro, io lo dico, nel senso che o perché ho portato fin dall'inizio una macchina abbastanza grande, che era quella di papà, e quindi bene o male mi so muovere, però io credo che non è vero che le donne frequentano i motori, perché io raramente, nei pochi giorni a settimana che posso guardare una bambina, io porto un grande furgone e inizialmente credevo, ecco, sono femmina e il furgone non lo so guidare. In realtà lo porto meglio di molti altri maschi e quindi posso dire che non è vero, le donne sanno guidare. L'importante è prendere un po' di, diciamo, di abituarsi e di migliorare nella guida. Certo, Non c'è certo. differenza, diciamo, anzi, ci stanno tante donne, ad esempio, che guidano meglio degli uomini, quindi come tante cose che gli uomini sanno fare meglio delle donne. Certo. Allora, mia cara, siamo arrivati alla fine della puntata. Ti ringrazio da morire. Anch'io a te. Decisa pochi giorni fa. Ma proprio veloce, tac tac. La mia. Riguardo al mio sito che...
www.popparle.com. Scusa il telefono. Buona vita a tutti, ciao.